Ehi belli, ci vediamo il 4 agosto a Festum a Salerno, alla Clouds Arena. E il 7 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Cosenza. Ci divertiremo tantissimo, balleremo, canteremo e faremo tante foto. Trovate i biglietti su Ticket One. Non vediamo l'ora di vedervi tutti. Ciao! È in arrivo al binario 6, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Brigati Dominique, sta partendo, dai, lo perdiamo! Aspetta Eric, aspettami! Veloce! Che ti avevo detto, visto, lo abbiamo perso e questa è colpa tua! Ci perdi troppo tempo a prepararti! Eric, ma che stai dicendo? Non volevi mica salire veramente? Certo che volevo! Eric, io non credo che ci saremmo entrati. E adesso ci toccherà andare da Roma a Milano a piedi! Beh, a me non sembra un grandissimo problema. Ci metteremo circa qualche secondo. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Non dirlo, che siamo insieme. Insieme. Che non vorrai arrivare a Milano da solo? 14 di Trenitalia, no, anche Milano. Niente da voi la centrale. Ragazzi, oggi siamo al Parco Italia in miniatura. Vi ricordate? Siamo già stati qui e ci siamo divertiti tantissimo e proprio per questo siamo tornati. Questo è il parco dove puoi viaggiare e scoprire tutta l'Italia in un solo giorno. Infatti c'è tutta l'Italia con tutte le città ma in miniatura, come questa. Questo è Napoli. Basta fare pochi passi, fare una corsetta, scendendo per l'Italia e guardate qui, sono già in Calabria. Eccoci arrivati. Aspetta un attimo, Dominique. Arrivo. Oh, un momento, adesso che ci penso, ho dimenticato qualcosa a casa. Vado a prenderla. Faccio una corsetta di qua, attraverso lo stretto di Messina. Oh, guardate, non serve neanche il traghetto per andarci. E un'ultima corsetta, passo da Catania e sono già arrivata. Eccomi qua a casa, in Sicilia. E qui c'è Palermo. Ma non dovevamo andare a Milano? Perché siamo andati in Sicilia? Te l'ho detto, ho dimenticato una cosa a casa. Adesso possiamo andare a Milano. Non dirmi che ti sei già stancato. È bellissimo poter andare su e giù così velocemente. Cos'è? Messina. Guarda quanta gente. Buona giornata, signori. Noi andiamo. Quanto è bello, è sempre bello vedere il Colosseo, specialmente dall'alto. Beh, non capita tutti i giorni di vederlo così dall'alto. Insomma, quello vero è molto più grande. Aspetta un attimo, Dominique, non dimentichiamoci quello che ci hanno detto i signori del parco. Già, noi eravamo venuti qui solo per passare una bella giornata divertente al parco. Arezzo, che bello! Eric, ascoltami. Oh, sì, scusami. Ma i signori del parco ci hanno detto nel frattempo di cercare la signora Gina. Ci hanno detto che ci deve dire qualcosa di importante, non lo so. Ma che bella Siena! Guarda, Dominique, è bellissimo! Wow! Ma il problema è che non so chi sia questa signora Gina, non ce l'hanno voluto dire e nemmeno che cosa dovrà dirci. Vabbè, la troveremo da qualche parte, no? Bologna! Ma che bello! Oh, dall'altra parte c'è la Toscana, Firenze! Wow, guardate come sono belli questi monumenti! Sembrano così veri! Santa Maria del Fiore e quello è il campanile di Giotto. Ma questa signora Gina, secondo te, in che regione vive? Non lo so. Ma poi soprattutto, sarà piccola, in miniatura o sarà come noi? Beh, allora Dominique, se la troviamo bene, se non la troviamo, Piacenza! Che possiamo farci? Dai, Eric! Vito, era una battuta. Pazienza, non Piacenza. Però è bella Piacenza. Dai, io penso che sia importante trovare questa signora Gina. Adesso sono curiosa. Di sicuro non è qui. Non c'è nessuno a Piacenza questa mattina. Beh, in effetti noi siamo venuti molto presto stamattina. Come vedete, il parco è ancora chiuso. Ci siamo soltanto noi. Mi scusi, ma non è che lei ha visto Gina? La signora Gina. Oh, la signora Gina. Che strana questa cosa. Chissà dove si è cacciata la signora Gina. Vabbè, continuiamo ad esplorare. Ed eccoci arrivati a Milano, direttamente in stazione. E alla nostra destra abbiamo il grattacielo Pirelli. Che non è tanto grattacielo qui. Detto anche Pirellone. Qui non è così alto. No, questo è un Pirellino. E quanto c'è, Eric? No, è più alto. Tu sei bassino. Ah, anche il grattacielo in miniatura è più alto di me. Ma com'è possibile? Signora Gina! Ragazzi, c'è l'eco qui sulle Alpi! Alpi! Gina! Eric! Ma che ci fai al lago di Como? Tu che ci fai sulle
Ma non c'è solo l'Italia in miniatura, c'è anche l'Europa. Non è tanto miniatura, è gigante. È vero. Forse la signora Gina potrebbe essere qui da qualche parte in Europa. Non lo so, Eric, Gina è un nome così italiano. Giusto, se fosse stata francese si sarebbe chiamata Ginè. Oppure Ginès se fosse stata spagnola. O magari Ginen se fosse stata tedesca. Ma che stai dicendo? Andiamo! Girenion se fosse stata greca. Ma in questo parco non ci sono solamente le miniature, ci sono anche le attrazioni. Come quella dietro di te? Sì, ma di questa ho paura. Tifone, dai, non è nemmeno così alta. Sai cosa dobbiamo fare? Seguimi. Forse Gina è una delle ragazze che lavora alle attrazioni? Può essere. Ehi, Dominique, vieni qua, vai, vai. Arrivo, io mi siedo qui. Inizia! Scuola guida? Ma cos'è? Stiamo guardando un film. Ma questo è un corso per prendere la patente! Ascolta bene, Eric, ascolta bene. Ma io ce l'ho già la patente. So cosa fare. Tu ascolta, non ti smette mai di imparare. Che strano però fare scuola guida dentro una macchina. Fermate completamente l'auto e lasciate. Shh, Dominique, non si parla durante la lezione. Guarda che carine le macchine. Io voglio quella rosa mia. Io scelgo questa qui, questa azzurra. Ed ecco che sono alla guida. Si parte. Oh, già Dominique è in partenza. Guarda che non è una sfida. Come no? Dobbiamo guidare bene, altrimenti non ci danno la patente. Ma ti dico che io sono bravo, sarà facilissimo per me prendere la patente. Via! Andiamo a vedere, arrivo! Ed ecco che siamo in strada, sembra tutto tranquillo. Ehi, che sta attento? Devi rispettare i limiti di velocità. Oh, c'è un'autovelox lì! Oh, attenta, attenta! Ehi! Ehi! Oh sì, in effetti sono contromano! Vado qui! Oh, ok. Per passare all'incrocio, Ok. Dovevi rallentare all'incrocio! Sì, è stato... Sì, è stato un piccolo errore, Dominique. Non fa niente. Di qua, da questa parte, mi raccomando, oh. Le strisce! Sì, ma hai fatto un sorpasso! Oh! Scusa! No, vai avanti! Mi stai spingendo! Come ti sto spingendo? Tagliti! Tagliti! Vado! Giro! C'è lo stop! Come c'è lo stop? Come c'era lo stop? Non l'ho visto! Aspetta un attimo! Mi sa che ti daranno una multa! Anzi, 2, 3, 4, 5. E adesso spostati! Piano, non tamponarmi! Ciao Eric, ci vediamo a casa! Oh no, giallo, di nuovo! Aspettiamo! Ma che ci fa Eric lì? No, non ci credo! Passa prima di me! Sta diventando bravo. Vado. Sei nella mia corsia, togliti. Eric, guarda che cosa ho qui. Cosa sono? Patente di guida italiana. Una per te e una per me. Oh, ho preso la patente. Sì, abbiamo la patente dell'Italia in miniatura. Quindi adesso possiamo guidare qui dentro? No, solo nell'attrazione. Ma hai visto la mia foto? Vediamo la tua. È una foto tua, normale. Eccola. Ma che faccia ho? Perché sei spaventato? In effetti ero un po' spaventato poco fa. Eric, guarda questo! Pinocchio! Wow! E adesso su una macchina molto diversa, la bottega di Geppetto, si parte? Era un pezzo di legno che rideva e... Dove stiamo andando? Senti Eric, Geppetto! C'è Pinocchio! Ci sta raccontando tutta la storia. Guarda lì, è diventato un burattino. C'è il mangiafuoco, il gatto e la volpe. Guarda i topi! Ed eccola lì, la fatina, il grillo parlante! Pinocchio anche in prigione! Siamo nel paese dei falocchi, guarda Eric! Wow! Aspetta, non dobbiamo dire un wow! Non dobbiamo fare come Pinocchio! Non dobbiamo farci ingannare in questo paese! Anche perché guarda com'è finito Pinocchio poi! Con le orecchie d'asino! Che belli però, sembrano dei veri bimbi! Ah! Dai, tranquillo Eric! Ehi! Oh no, non dirmi che ci entriamo dentro! Non dirmi che ci entriamo dentro! Stiamo per entrare nella balena! Proprio come Pinocchio! È parecchio buio lì dentro! Oh no, passiamo attraverso i denti! Sai che sarà bagnato! Ragazzi, queste sono le costole della balena! E qui c'è Geppetto con Pinocchio!
Oh. Ha ingoiato anche la barca. Ma per fortuna siamo salvi. Hanno trovato la spiaggia e vissero felici e contenti. Pinocchio è un bambino adesso. E adesso sui tronchi in acqua. Ho paurissima, ragazzi. Ma di che paura? Sono solo dei tronchi galleggianti. Sono divertentissimo. So già come andrà a finire. Che bello, si sale. Ma dai, Eric, non iniziare a gridare adesso. Cadremo, scivoleremo giù da qualche rupe. Ora mi bagno. Wow, guardate che bello, ragazzi. Guardate, adoro queste giostre. Perché oscilla così tanto? Eric, sta per vomitare. Guarda le nostre teste. E adesso stiamo per fare lo scivolo più alto di tutti. No, 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 è altissimo. È pochissimo. No, 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 non oscillare, non oscillare. No, 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 no. Piazza Guarda Italia. Qui. Andiamo da questa parte. Non lì, qui. No, no, ha detto non lì. Da questa parte in ordine alfabetico. Eric, da questa parte in ordine alfabetico. Ma sta parlando con te. Oh, oh. Ma posso andare? Rispondi. Tu rispondi. Che sta succedendo là dentro? Conviene andare. Oh, andiamo, andiamo, andiamo. Ricordi, qui c'è sempre confusione in piazza. Andiamo. Giusto. Questo è uno dei posti che mi piacciono di più in questo parco. Una piazza gigantesca. Gigantesca ma in miniatura. Con tanta gente simpatica. Aspetta un attimo, Eric. Come abbiamo fatto a non pensarci prima? La signora Gina. Forse la signora Gina sta qui. Qui in questa piazza c'è tantissima gente. Forse lei vive proprio qui. Giusto, hai ragione. Ma prima voglio vedere se c'è Matteo. Scusa, Matteo, ci sei? Al ristorante? Sì, Matteo è il proprietario del ristorante. Ma dai, Eric, Matteo, hai già fame. Purtroppo lo critico un po' perché fa delle pozioni mini. Ma qui è tutto mini. Ok, 10 piatti di spaghetti. Matteo. Ma dai, non c'è Matteo, andiamo a cercare Gina. Eric, fermo un attimo. E quel bambino che ci guarda, chi è? Ehi, ciao. Ciao ragazzo. Lo vedete quel ragazzo fatto dalla finestra? Si chiama Teppistoni, di cognome. Vive proprio al primo portone. Scusa ragazzo, per caso tua zia, tua nonna, tua mamma si chiama Gina? Continua ad osservarci e basta, in silenzio. Vabbè, io andrei in un'altra casa. Sono bellissime queste porticine minuscole. Ehi, c'è qualcuno qui dentro? Beh, posso anche guardare dalla finestra. Tanto io sono alta. Ehi, ehi, c'è qualcuno lì? Ehi. Ehi, Dominique, li spaventerai così. Ma secondo te ci vive davvero qualcuno qui dentro? Basta controllare i citofoni comunque. La signora Gina avrà scritto il suo nome fuori dalla porta. Pelosi G, potrebbe essere lei? Chiamiamo. Gina, ehi Gina. Gina Pelosa. Ma Pelosi, non Pelosa. Oh, Gina Pelosi. Non so se sia pelosa o no, ma tu non chiamarla così. Che strano, questo è il campanello più strano. Metti la mano sul sensore. Ehi. Ma come non? Ma che l'hanno portato via? Ah no, è quello là. Parla da dentro. Guarda, ma cos'hai? I prosciutti negli occhi. Ok, ok, l'ho visto, Devi mettere la mano sul sensore, te l'ha detto subito. Io non posso però visitarvi adesso. Non può visitarti adesso, è un dottore, è un medico. Mi scusi. Metti la mano sul sensore. Metti la mano sul sensore, si arrabbia. Mi scusi, lei conosce Gina? Si apre questa finestra. Si apre. Oh. Ciao. Ciao dottore. Come si chiama, dottore? Fatevi un po' vedere. Contadini. Salve. Contadino? Contadini, non contadino. È un conte. Dottore, non un contadino. È un nobile lei. Ogni mattina tacchino ripieno di baia. Che c'entra il cibo? È un dottore o un cuoco? Con patatine arrosto. Oh. Continuate così per 2 settimane e poi... È un dottore o è un cuoco? No, non lo so, ma... Mi scusi, ma la signora Gina... No, no, come arrivederci? La signora Gina... È sua moglie, Gina.
No. Non ci dà retta. Forse non conosce Gina. O forse è un po' maleducato. Vediamo cosa c'è da questa parte. Aspetta, Dominique. Dai, Dominique, basta cercare la signora Gina. Cosa avrà mai di così importante da dirci? Se è veramente importante, ci cercherà lei. La stiamo cercando da un giorno. Sono stanco, siamo venuti prima dell'apertura del parco. Insomma, come possiamo arrenderci senza averlo scoperto? E se fosse importante? Che c'è? Hai notato come è vestita male quella del terzo piano? Cosa? La vedova? Sì, la vedova si veste malissimo e poi è un po' rosso. Sta parlando da lì dentro. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Ma il difetto peggiore sai qual è? E qual è? Che critica sempre tutti alle spalle. Ma stanno sparlando qui dentro. Sì. Oh, lo sapete che il tabaccaio si è lasciato con la moglie? Vale! Parlando male di tutti. Questa sì che è una notizia. Fatemi i fatti vostri. Come lo va a trovare? Ma lo sa lei che è proprio un pettino? Fatevi i fatti vostri. Ma lei cosa interessa dei fatti? Magari lo sanno. Conoscete Gina? Sanno tutto di tutti. Conoscete Gina? E va bene questa tinta? No, sono troppo impegnate. Scuola pompe funebri. Giulia, Giulie, matrimoniale. No, non c'è Gina. Pasticceria. Angelica Moda. 4D, non c'è neanche il cognome. Enrico. Che c'è? Enrico, guarda qui. Gina Bellisanti. Gina, G-I-N-A, Gina. 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 L'abbiamo trovata. Finalmente. Che fatica. Allora Gina, dici pure. Sì, ma dov'è? Gina. Gina! Ma Erika, Erika! Erik, non fare confusione! Dobbiamo suonare al campanello! Sii educato! Adesso suoniamo, lei si affacerà e ci dirà quello che ci deve dire. E finalmente scopriremo questo mistero! Vado! Aspetta! Che c'è? E se fosse qualcosa di pauroso? E se fosse una trappola? E se questa Gina fosse un mostro? Ma che dici? Una che si chiama Gina, già me la immagino, sarà una signora carina. Magari ci offre anche dei dolcetti. Io suono. Oh. Cosa? Che c'è? Ora preparate il sedere e a tutti un bello sculacciato. Cosa? Ma perché dice così? Non lo so, Dominique. Ma te l'avevo detto di non fare confusione. È rientrata, forse non ci ha visto, forse ci ha scambiati per qualcun altro. Deve dirci qualcosa, non può andarsene così. Aspetta, riprovo. Gina, siamo noi. Siamo noi. Gina! Ma siamo Eric e Dominique! Ma no! Siamo Eric e Dominique! Gina! Ma ti ha bagnata! Guarda! La signora Gina si è affacciata dal balcone e mi ha gettato l'acqua! Dominique, comincio a pensare che non dovesse dirci nulla di importante! La cara e dolce signora Gina ci ha fatto venire qui solo per farci un gavettone! Tutta questa storia per uno scherzo e noi ci siamo cascati in pieno! Sai che cosa ti dico? Meglio non disturbare la signora Gina! Anzi, meglio non bussare alle porte sbagliate qui! Sono tutti un po' agitati! Ora vado lì e la rimprovero! No, torna qui! Sarà meglio non pensare più alla signora Gina e nemmeno agli altri! E sai cosa ti dico? Andiamo a divertirci! Dai! Ti seguo! Insieme, 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 insieme.